in collaborazione con Tavoli Music Center, è il regno dei musicisti, a Parma in via Tartini 3. Electroservice in via Volturna Parma, una realtà pronta a soddisfare le vostre esigenze. Max Service è l'impresa edile al servizio della tua casa, a Reggio Emilia, via Emilia all'Angelo. Entrati dall'isola di Balù e guardate con chi mi trovo, eccoli qua, Gabriele Ziglioli e Francesca, ciao ragazzi. Ciao, ciao Nicola. Grazie, ciao, grazie, non poteva mancare sulla nostra televisione di Parma, TV Parma, una coppia proprio di Parma, perché qua si parla proprio... Lui è proprio parmigiano. Ah, tu no? Io sono della provincia. Della provincia, è di Medesano. È parmense, ho capito. Amici, bentornati dopo questo bellissimo brano. Tra l'altro sono arrivati un po' di messaggini anche che richiedevano dei tuoi brani, cara Francesca. E allora ho lanciato questo perché io sogno sempre di andare in quel... Ma dove eri? Posso sapere dove era questa... Ma sai che viaggio abbiamo fatto per venire qua dall'isola di Balù? Appunto, ma dov'è l'isola di Balù? Non si può dire. Ma il posto è veramente bello. Ma fantastico, sembra di essere in Polinesia. Cogliamo l'occasione, magari faremo... L'isola di Balù 2? No, l'isola di Balù 2, una settimana all'isola di Balù. Un viaggio in pullman. Perché no? Dai, uniamo le forze e si va insieme all'isola
di Balù, però comunque dopo, dietro le quinte mi dirai dove. Sì, non si può dire. Amici cari, voi siete venuti a trovarmi al Nima Show perché dobbiamo pubblicizzare un po' di appuntamenti nostri, no? Assolutamente. Che abbiamo in comune con l'agenzia. E proprio il primo che vi vede protagonisti è quello di domani sera a Cerezzola di Canossa. Al 356. Ecco che arriva la slide. Vai pure. Non dovete mancare, tutti presenti. Mi raccomando, saluta Gianni. Ciao Gianni. Ci vediamo domani. Te lo ricordi? Sei stanca. Sono un po' provata. Portate pazienza, ma amici a casa. Io direi di andare con un altro brano e dopo ci troviamo subito con un po'. Prova a venire dall'isola di Balù fino a qua. Hai ragione, l'ha fatta a nuoto, si vede. Abbiamo segnato un bel valzer lento. Vogliamo spendere, non c'è bisogno, perché è conosciuto in tutte le sale questo valzer lento, però rimarchiamo il fatto che è stato scritto dal maestro Gabriele Ziglioli insieme a Marco Veroni e porta la firma anche del grande Pietro Galassi. Esatto. E allora qui ce l'ascoltiamo, eravamo in montagna, in una bella serata registrata l'anno scorso a Rosano di Vetto e arriva il maestro Ziglioli con Lacrime d'argento. Tutto per voi. Thank you.
Non ci sono ancora riuscito, amici cari che ci state seguendo, a farmi dire dov'è l'isola di Balù, ma entro la fine della puntata voglio scoprirlo. Vediamo se te lo meriti. Allora, cara Francesca, come ti dicevo prima, scusi maestro se parlo con la signorina. Grazie. Signorina. Che poi si dice sempre signora, sì, infatti. Sì, infatti. Va sempre bene. Ciao Nicola, per favore, puoi fare sentire una canzone di Francesca Mezzadri? Grazie. Questo è non si firma. Non si firma. È un estimatore sconosciuto. Mascherato. Sconosciuto. Non ha scritto. Anzi, caro amico, ti invito quando mandi gli sms di firmarti, che così almeno fanno anche piacere, insomma, sapere chi provengono. Chi li manda. Infatti, un'altra canzone che la sentiremo cantata dalla nostra coppia qui presente è la canzone Favole. Un altro successo, ricordiamo di chi è questa canzone, perché del grande autore Stefano Del Nevo, che ultimamente sta scrivendo anche altri brani per la nostra Francesca. Per dire che ci saranno sorprese anche abbastanza con l'uovo di Pasqua avremo delle sorprese. Arriva il CD? Quello è appena dopo, okay. Step appena, by step. Però siamo anche lì, penso prima dell'estate ci sarà un CD nuovo. Beh, alla grande. Siamo in gestazione. Però non arriviamo ai 9 mesi. No, fate un po' prima perché sennò l'estate passa. Sì, perché fa, come i gatti. Arriviamo a novembre, a dicembre. Con altri 9 mesi. Va bene, dai, io direi di ascoltarcelo. Poi facciamo ancora altre 4 chiacchiere. Andiamo un po' veloce perché abbiamo tanti brani da fare ascoltare e voglio farli gustare proprio al nostro pubblico di TV Parma. Andiamo con Favole? Favole. Sì, direttamente sempre da Rosano. L'avete cantata lì e noi la facciamo ascoltare. Lei. Tutto vostro. Tesoro più bello e quasi in pace.
Francesca per voi. La musica è la tua passione. Allora, Davoli è il tuo negozio di strumenti musicali. Da Davoli Music Center, in un grande spazio espositivo, troverai tutto, ma proprio tutto, per soddisfare la tua voglia di musica. Pianoforti, tastiere, percussioni, batterie, chitarre acustiche ed elettriche, computer music, DJ Point e molto altro. Cosa aspetti? Davoli Music Center è il regno dei musicisti. A Parma, in via Tartini 3, www.davoliparma.com. Elettroservice in via Volturna Parma, una realtà pronta a soddisfare le vostre esigenze. Forni ad incasso, piani cottura, asciugatrici e lavatrici, frigoriferi, cucine economiche, lavastoviglie e televisori di ultima generazione, elettrodomestici in genere. Provare per credere, qualità e assistenza al tuo servizio. Max Service è l'impresa edile al servizio della tua casa. Professionalità e serietà in ogni realizzazione. Piccoli lavori di muratura, servizio di pavimentazione, ristrutturazioni e manutenzioni in generale. Per il benessere della tua casa, contattaci al 338 21 88 710. Max Service, a Reggio Emilia, via Emilia all'Angelo. Ciao Mara, sono venuta a trovarti. Sai Mana, finalmente sei tu che vieni da me. Ho trovato in casa questo oro che non uso più. Cosa ci posso fare? Sei nel posto giusto. È meglio non tenere in casa dell'oro di questi tempi. Puoi scegliere se cambiarlo con qualcosa di nuovo oppure prendere i contanti e farti una bella crociera. Bene, allora te lo lascio e ci andiamo a fare una bella vacanza insieme. Allora cosa aspetti? Per l'oro che non metti, oreficeria Mara Guidetti. Ora ora arrivasti, eh? Certo, ma a Tindari dobbiamo andare. A Tindarla. A Tindari, dal 21 al 28 maggio 2017 in Sicilia con Nicola Marchese e anche lui. Ora ora, capito. Oh, non avete ancora prenotato? Rivolgetevi a Planetario Viaggi di Parma e Reggio Emilia. Tutti in vacanza con Nicola Marchese. Cari ospiti, a sentire la ricetta ci è venuta a fare. Eh no, perché adesso tra poco arriverà anche il momento, perché questa il angolo della ricetta si fa soltanto di venerdì, perché io la do per il fine settimana, così qualcuno se vuole provare, sono ricette di un minuto che vi farà vedere l'amico Mimmo Mirabelli, un mio coautore, che tra l'altro è coautore della Barista Sexy. Gli è venuto questa vena artistica sulla l'arte culinaria e ha fatto questi video velocissimi per preparare degli ottimi piatti. Però abbiamo ricordato l'appuntamento dell'11 di marzo, quello di domani. Yes. Avete qualche altro appuntamento in zona? 15. Se volete sintonizzarvi alla sera. Ah, è un appuntamento televisivo, non andate a suonare. Okay. Saremo su Canale Italia, io e Francesca andiamo a fare un giretto lì. Perfetto. Ma con l'orchestra o solo voi? No, due? Ospiti. Ah, sarete solo ospiti. Vabbè, allora amici cari di TV Parma, la sera il 15 è, che cos'è il 15? È un mercoledì. È un mercoledì, allora sintonizzatevi sul canale 83 se non sbaglio, Canale Italia, esatto. Vedrete
il nostro Gabriele e la nostra Francesca, ospiti al Cantando Ballando, se Cantando non sbaglio. Ballando. Perché qua ci si fa pubblicità tra le trasmissioni. Saranno presentate anche alcune canzoni nuove. Perfetto. Così dopo tu vai là, fai i video e poi dopo porti a casa. Bravissimo. Se no, d'altra parte, non vanno avanti queste trasmissioni. Sapete che mi sento un po' il gigante buono di fianco a Francesca, perché è veramente piccolina. Infatti, però il maestro ha detto: siamo noi che siamo un po' più larghi. Siamo noi che siamo larghi. Vabbè, però a furia di mangiare, ragazzi. E di ascoltare ste ricette. Allora, vogliamo lanciare questa ricetta? Questa ricetta: gamberetti, polenta e brie. E deve piacere anche il formaggio, effettivamente. Tutto. Allora, ascoltiamoci Mimmo Mirabelli col suo consiglio. Eccolo qua. Gamberetti sul letto di polenta e brie. Gli ingredienti che ho utilizzato sono della polenta pronta che si trova anche nei supermercati, dei gamberetti che ho già pulito, formaggio brie, farina di mais, sale e pepe. Adesso facciamo delle fettine di polenta spesse un centimetro circa, poi prendiamo un tegamino di terracotta, gli spalmiamo del burro, aggiungiamo la fettina di polenta e tagliamo il brie a fette. Di seguito la adagiamo sulla polenta. Ora si possono impanare i gamberi con la farina di mais, ma volendo si può utilizzare anche il pan grattato. Inserisco la polenta in forno a 220 gradi e vado a friggere i gamberi in olio già preriscaldato. Dopo un quarto d'ora tolgo la polenta e quando i gamberi sono ben dorati li andiamo ad adagiare sulla nostra polenta e brie. Stavamo parlando di altri appuntamenti che vi vedranno protagonisti. Allora, il primo aprile, che non è un pesce, No, non è un pesce. È vero. È il Paladensa. Garantisce Nima spettacoli. E l'8, sabato 8, per gli amici di Parma, gli amici parmigiani, siamo all'Avis Cristo, locale storico Via di Benedetta. Parma. Via Benedetta. Salutiamo Michelotti. La Marcella. Ciao Marcella. Angelo e coccolano tutte le volte che andiamo là. E tra l'altro la settimana dopo penso di esserci io per il sabato di Pasqua. Mi sa di sì. Allora sarai coccolato. Mi sa di sì, dai, coccolateci. Che ne abbiamo bisogno. No, ma se sta sempre bene. Te è buona perché ti ha fatto anche un complimento mio figlio, a 3 anni, vero? Non diciamo. Ha detto che Francesca è bella. Io ho fatto i complimenti al figlio. Giusto, perché vuol dire che comincia bene. Che comincia bene. Allora, che dire, dai. Però è ancora troppo piccolo per i suoi 3 anni. Per vedere la sottana. Eppure tu pensa che i maggiori stimatori, sì. Io ho 2 cuginetti, uno ne ha 2, l'altro ne ha 5, e per farli star zitti bisogna fargli vedere la sottana. E le nonne multimediali devono accendere il tablet o il telefonino e metterli lì, e c'hanno 2 e 5 anni. Quindi finché gli fanno vedere quella virtuale va bene così. Va benissimo. Allora dai, ci ascoltiamo quest'altro brano. Cantato da la sottana, cantato dalle sottane. Salutiamo la Chiara Valentini, la Sabrina Tagliolato e la Rita Gessi. Perfetto, le 4, 3 più 1. 3 più 1, nelle offerte. E ce le ascoltiamo qua, un bel mambo se non sbaglio. Mambo. La sottana, tutta per voi. Me vado via, qui mi viene
Salutiamo i vostri ragazzi, dai, gli altri elementi dell'orchestra. Abbiamo un pilastro molto importante che è Andy. Andy, direttamente Andy. Da Salso Maggiore, fisarmonica, Andy tastiere e voce. È il vero nome? Andy è il vero nome. Andy, Andy. Direttamente da Salso Maggiore, dal paese delle terme. Anzi, Andy. Andy, con la... Non siamo noi che lo chiamiamo Andy. Ma è Andy. Poi passiamo alla batteria. Luchino, quello più piccolino. E magro, più piccolino di me, se possibile. Sottile, la chitarra. Marco al basso, poi ci siamo io e lei. Ci siamo noi. Sei elementi. Esatto. Pertanto io direi, cari amici che ci state guardando, feste all'ascolto, comitati, gestori, di tutto, esatto, di più. Esatto, volete l'orchestra Gabriele Zioli e Francesca? Bene. Chiamateli a spettacolo. Esatto. Pensavate che facevo chiamate no, no, scherzo, a parte che c'è un'amicizia che ci lega e non c'è problema da questo lato. Però chi fosse interessato può chiamare Nima Spettacoli perché collaboriamo insieme. Vero? Verissimo. Adesso vi lascio presentare il prossimo brano. Prego, brano maestro, sempre suonato da lei. Caro al maestro Sì, Zioli. Un brano, io la prima volta che l'ho sentito proprio in anteprima, me l'ha spedito un altro carissimo amico che si chiama Claudio Zanardo. Appena sfornato, e io dissi, questo qua è fantastico, scritto a quattro mani da Claudio Zanardo e Massimo Tagliata con tutto l'amore. Questo penso sia un valzer dei più belli scritti. Perfetto. E visto che si parla d'amore, lo dedico a tutta la mia famiglia, a tutti quelli che ci vogliono bene.
Cari amici, è finito il nostro tempo a disposizione, però io mi auguro di vedervi presto, almeno un'altra volta, prima dell'estate. Ma sicuramente. Sicuramente. L'estate piena di... vi auguro anche un'estate piena di impegni. Speriamo, proprio. Ma sì, dai, perché comunque alla fin fine... E noi siamo positivi. Basta che non... Che? Che non piova. Che non piova! Che la canzone che ci ascolteremo adesso in chiusura... L'abbiamo fatta apposta adesso, dai, apposta adesso a marzo, perché così almeno... Può piovere adesso. Che lasci stare comunque la stagione estiva. Bravo, bravo, perfetto. Io direi, amici cari, se volete ascoltare anche qualche brano di Gabriele e di Francesca, mandate anche nelle prossime puntate i vari sms, perché comunque noi accettiamo anche le dediche. Il maestro mi ha garantito che mi farà avere altri video. Sicuro, sicuro. E così noi vi accontentiamo in tutto e per tutto. Vi lascio salutare. Ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti. Ringraziamo te Nicola per averci ospitato qua. Grazie a voi per aver accettato l'invito, come dico sempre quando c'è qualche ospite. E ci ascoltiamo Piove e ci vediamo subito dopo con la terza parte con Maio nei panni del suo personaggio. Eccolo qui. Ciao. Ciao. Nostalgia nel cuore, bambina mia, pensavo fosse amore, ma era solo fantasia. Ed hai aspettato l'alba per andar via, un bacio da lontano, dato in fretta e un solo ciao. Piove nel mio cuore, mentre cerco un frammento di vita e qualcuno da amare. Piove, che dolore, e non serve cercar di capire e poi stare male. Fra i ricordi, e non riesco a trovare ragione dei miei sentimenti. Tutto ciò che rimane, solamente parole, perché su questa storia adesso piove. Cercavo il tuo sorriso in un tramonto, avevi solo voglia di giocare e nulla più. Io non credevo fosse un'avventura, mi hai dato solo un bacio da lontano e hai detto ciao. Piove nel mio cuore, mentre cerco un frammento di vita e qualcuno da amare. Piove, che dolore, e non serve cercar di capire e poi stare male. Pecorile, Gabriele Ziglioli. Piove. Tutto ciò che rimane, solamente parole, perché su questa storia adesso piove. Ciò che rimane, solamente parole, perché su questa storia adesso piove.
La musica è la tua passione. Allora, Davoli è il tuo negozio di strumenti musicali. Da Davoli Music Center, in un grande spazio espositivo, troverai tutto, ma proprio tutto, per soddisfare la tua voglia di musica. Pianoforti, tastiere, percussioni, batterie, chitarre acustiche ed elettriche, computer music, DJ Point e molto altro. Cosa aspetti? Davoli Music Center è il regno dei musicisti. A Parma, in via Tartini 3, www.davoliparma.com. Elettroservice in via Volturna Parma, una realtà pronta a soddisfare le vostre esigenze. Forni ad incasso, piani cottura, asciugatrici e lavatrici, frigoriferi, cucine economiche, lavastoviglie e televisori di ultima generazione, elettrodomestici in genere. Provare per credere, qualità e assistenza al tuo servizio. Max Service è l'impresa edile al servizio della tua casa. Professionalità e serietà in ogni realizzazione. Piccoli lavori di muratura, servizio di pavimentazione, ristrutturazioni e manutenzioni in generale. Per il benessere della tua casa, contattaci al 338 21 88 710. Max Service, a Reggio Emilia, via Emilia all'Angelo. Ciao Mara, sono venuta a trovarti. Sai Mana, finalmente sei tu che vieni da me. Ho trovato in casa questo oro che non uso più. Cosa ci posso fare? Sei nel posto giusto. È meglio non tenere in casa dell'oro di questi tempi. Puoi scegliere se cambiarlo con qualcosa di nuovo oppure prendere i contanti e farti una bella crociera. Bene, allora te lo lascio e ci andiamo a fare una bella vacanza insieme. Allora cosa aspetti? Per l'oro che non metti, oreficeria Mara Guidetti. Ora ora arrivasti, eh? Certo, ma a Tindari dobbiamo andare. A Tindarla. A Tindari, dal 21 al 28 maggio 2017 in Sicilia con Nicola Marchese e anche lui. Ora ora, capito? Oh, non avete ancora prenotato? Rivolgetevi a Planetario Viaggi di Parma e Reggio Emilia. Tutti in vacanza con Nicola Marchese. Amici, se volete pubblicizzare il vostro locale, il vostro circolo, la vostra festa o la vostra sagra su Nima Show, chiamate il 393 19 12 091. Renderemo ancora più importante il tuo evento. Eccoci ritornati, ringraziamo Gabriele Ziglioli e Francesca che ci hanno tenuto compagnia, che mi hanno tenuto compagnia, che vi hanno tenuto compagnia nella prima e seconda parte del programma. Ultima parte con la nostra Rosalia che è venuta a trovarmi. Ah sì sì, ti tutto sono venuta a trovare. Aspettavo sempre Calogero, niente, arrivare, torna. Ma sai che bello qua? Sì, però io la prossima settimana voglio Calogero qua, mi raccomando, glielo devi dire. Tempo permettendo, sai, lui lavora, eh. Vabbè, va dai. Intanto che ci siamo, diamo qualche appuntamento, Sì. Direi di partire subito col Circolo Tulipano di Parma, perché questa sera, ragazzi, vi aspettiamo numerosissimi per una grande serata. Ecco che arriva la slide, venerdì 10 marzo, Nicola Marchese ospite, Francesca Mazzuccato, e domenica pomeriggio 12 marzo, Serena Nitti. Io direi di ascoltarci subito al volo una bella canzone della nostra Francesca Mazzuccato, e arriva Sei la mia felicità. Non tu, non tu. Blu. Tutto il mondo mi sorride adesso e non credo agli occhi miei quando vedo dentro te. Chiedere di più che io non posso, sei bellissimo, lo sai, amore, come un sole che dà luce a questa vita mia che sarà per sempre. Quel volo
tanto più. A me basta solo il tuo sorriso, sai, bellissimo lo sai, amore, come un sole che dà luce a questa vita mia, che sarà per sempre, sei la mia felicità, la forza che mi dà, speranza nuova, non ho più paura, sei la luce e l'allegria, quel poco di follia, la medicina che mi fa guarire, sei la mia felicità, la forza che mi dà, speranza nuova, non ho più paura, sei la luce e l'allegria, quel poco di follia, la medicina che mi fa guarire. Sei la luce e l'allegria, quel poco di follia, la medicina che mi fa guarire. Rimaniamo sempre a Parma, in provincia di Parma, Basilicanova, andiamo al circolo Rugantino. A Rugandino? Sì, sì, Rugantino, sì, sì, Rugantino, sì, sì. Perché arriva sabato 11 marzo Biro e Birilli Band. Bene, bene, bene. Ci ascoltiamo un altro brano? Vai, vai, vai. Salutiamo la band con questo brano e arriva Una Catena, che tra l'altro so che gli piace tanto la nostra Cinzia. Anche a Calogero. Anche a Calogero? Sì. Yeah. Perché l'hai incatenato. È un amore come una catena. Eccolo qua che arriva. Ancora qui da solo, a stringermi un cuscino. E tu che te ne vai per ritornare da lui, domani ci sentiamo. Vorrei abbracciarti ancora per dirti che ti amo. Ma lo vedo nei tuoi occhi che per me ci sei più, e mi resta il silenzio per pensarti ore intere, a convincermi ancora che per stare con te vale la pena soffrire, e i minuti qui solo che mi pesano pure, mentre intorno ogni cosa che urla e continua a parlarmi di te, soltanto di te. Che tormento questo amore, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco, che tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Quest'amore è una catena che mi lega stretta a te. Amore che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco, e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù puoi su a volare. Quest'amore è una catena che mi lega stretta. Silenzio per pensarti ore intere, a convincermi ancora che per stare con te vale la pena soffrire, e minuti qui solo che mi pesano ore, mentre intorno ogni cosa che urla e continua a parlarmi di te, soltanto di te. Che tormento questo amore, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco, e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù puoi su a volare.
quest'amore è una catena che mi lega stretta a te. Che tormento questo amore che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù puoi svolare. Quest'amore è una catena che mi lega stretta a te. Quest'amore è una catena che mi lega stretta a te. È nostro Pino! Ricordiamo, visto che siamo già venerdì, che domenica vi aspettiamo al pranzo di, al Parco Tegge, questo pranzo in collaborazione con la Lega del Cuore di Reggio Emilia e il Cuore della Montagna, organizzato dal nostro Miles Barbieri. Vi ricordiamo che durante tutta l'iniziativa saranno presenti medici e infermieri del reparto di cardiologia dell'ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Chi lo desidera potrà effettuare la prova del colesterolo, la misurazione della pressione e avere un colloquio con i cardiologi per valutare, è una cosa seria, stai buona, per valutare il proprio rischio cardiovascolare. Un grandissimo pranzo, un pomeriggio danzante in nostra compagnia, Orchestra Nicola Marchese, tutto al prezzo di soli 30 euro. Mi raccomando, partecipate numerosi, mandate pure degli sms al numero che vedete in sovraimpressione e così noi vi prenotiamo anche il posto. Sempre a Reggio Emilia, rimaniamo lì, ricordiamo l'appuntamento di sabato 11 marzo, ecco che arriva la slide per il circolo Bismantova Catellani. Chi c'è al Bismantova Catellani sabato? Chi c'è? Non sai mai niente, guarda. No, non lo so, sono appena arrivata. Marco e Alice, che festeggeranno la festa della donna con un menù ricco, cena con ballo 20 euro, solo ballo con consumazione 8 euro, antipasto, cappellacci, coniglio alla cacciatora, patata al forno, dolce, acqua, vino e caffè, solo 20 euro. Prenotate ai seguenti numeri, Enrica al 339-599-4097, mi ero perso, 338-31-69-236, Ombretta. Ma quanti numeri già? Ce ne sono un po', ce ne sono un po'. Continuiamo dai con gli appuntamenti perché andiamo al ristorante pizzeria La Villetta, eccola che agevola la slide, vai. Vi facciamo mangiare in santa pace con tanta bella musica perché sabato 11 marzo arriva l'orchestra di Vincenzo Serra. Poi continuiamo, scendiamo a valle. Sì. Manhattan, questa sera, venerdì 10 marzo, arriva l'orchestra di Laura e Stefano Zizza. Ultimo appuntamento della giornata e poi ci salutiamo perché siamo a fine trasmissione. Sì. La nostra Rosalia torna a Tindari. Ma prima di tornare a Tindara devo fare dello shopping. E cosa vuoi shoppare? Devo shoppare. Ho una proposta io. Yeah. Ti do un consiglio. Sì, dimmi. Vai a trovare la nostra Mara Guidetti a Scandiano. Ho bisogno degli orecchini. E allora vai a prenotarli perché comunque lei ha di tutto, è il nuovo, se hai anche dell'oro usato, lei te lo valuta al momento. E pagamento in contanti. Bene, bene, bene. Poi in più c'è l'angolo vintage, che così se vuoi portare un pensierino a Calogero mentre vai giù. Ma anch'io non ho mai vinto niente. Ma no, vintage di tanti anni fa. Ah, vintage. Capito. Va bene, andiamo con l'appuntamento ultimo della giornata, col Paradance Cicci Condor. Troveremo questo fine settimana. Ecco che arriva la slide per ricordarvi l'appuntamento. Sabato 11 marzo, Cicci Condor. Ci ascoltiamo, anzi, ci salutiamo con questo bellissimo brano, una schitarrata delle sue, e arriva l'Ave Maria, tutta per voi. Amici, alla prossima puntata, e sempre con noi vi vogliamo, Nima Show!
in collaborazione con Tavoli Music Center, è il regno dei musicisti, a Parma in via Tartini 3. Electroservice in via Volturna Parma, una realtà pronta a soddisfare le vostre esigenze. Max Service è l'impresa edile al servizio della tua casa, a Reggio Emilia, via Emilia all'Angelo.